Nei giorni scorsi i vigili del fuoco di Chioggia sono intervenuti in via San Marco per verificare lo stato di un palazzo apparentemente disabitato da cui si stavano staccando gli intonaci. Lo stabile, di una cubatura comunque importante, è stato quindi transennato. In nottata, questa notte, la stessa scena, sempre in via San Marco, a ridosso dei Murazzi, angolo Cale della Cesetta o dei Menela. Un caseggiato le cui condizioni di mancata manutenzione sono molto evidenti. È stato transennato per sicurezza, ma per la sicurezza di chi ci passa a fianco e di chi a fianco invece ci vive dovrebbe essere fatto qualche intervento importante. Le immagini parlano da sole. I proprietari di questi caseggiati sono spesso anziani, spesso la proprietà è divisa tra fratelli, nonni, nipoti e non è facile accordarsi per investire sulla manutenzione o per la vendita dell'immobile. Ci sono anziani che alla casa costruita con sacrifici e fatiche sono molto legati, non vedono il rudere che è diventato, il terrazzo che perde i pezzi o nessuna delle criticità che mettono in dubbio la stabilità delle stesse mura. In entrambi i casi stiamo parlando di una zona di sottomarina dove le vendite immobiliari sono veloci e gli acquirenti, soprattutto gente da fuori, disposti a ristrutturare e ridare valore agli immobili per viverci e non necessariamente per lucrarci. Ma ci sono proprietari che non vogliono assolutamente vendere e non hanno la possibilità di ristrutturare. La decisione però la devono prendere in queste occasioni, quando sono le autorità a dare espressamente ordine sulla necessità di mettere in sicurezza uno stabile che sembra stia cadendo letteralmente in pezzi.